Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su Red Dead Redemption 2, chiamato il mio cavallo un diesel. Allora, della scorsa puntata, diciamo, stavamo parlando con sé di me, tranquilla, così, e ci hanno assaltato. Prima ci hanno mandato uno dei nostri con la testa in mano, con la propria testa in mano, e poi ci hanno assaltato. Bene, io Driscoll, diciamo che non continua ad andarci alla caccia. Come posso dire? Bene, così. Adesso, mappa. Dobbiamo vedere cosa potremmo avere da fare. Allora. Tanto c'è una taglia di 20 dollari da queste parti, cosa che non mi semplifica il tutto. Dovremmo andare a queste parti qua. Io vorrei andare alle poste. Ove possibile. Ci sono delle poste qui? Perché... Un ufficio postale. C'è un ufficio postale dove posso andare senza che mi facciano la pelle? Qua chi è? Dutch Van der Linde, che è vicino alla stazione del tram. Allora, io prima di andare alla stazione del tram, io andrei all'ufficio postale. Oh, allora, direi andiamo. Si va all'ufficio postale. Mi voglio portare Silvio, perché ormai è. Those pigs did that to him. You can't. He was such a gentle soul. Yeah, he saved my life one time. I'll miss him. You make the bastards pay, Arthur. If we get the chance, we surely shall. E allora si farà pagare sicuramente. Comunque. Andiamo, ah, ce la fare. Prima dobbiamo prendere Silvio. Avanti Silvio. Avanti Silvio, che qua ci abbiamo da fare. Allora, dobbiamo andare prima alle poste. A toglierci la taglia, così insomma non abbiamo problemi. Soltanto 20 dollari, penso non ci sia problemi a riguardo. Una volta tolta la taglia, andiamo da Dutch per sto quel colpo al tram. Vediamo un po' che ne viene fuori. Io ho sempre. Che? Vabbè, dai. Ok, va bene, andiamo a cercare. Ok, va bene. Ok, va bene che io. Che cazzo è che capisci? Oh. Scusa. Ma la capanna. Ah, di qua devo andare, ok. È un capivo! Porca miseria! Allora, di qua. Ok. Ah, perché devo andare di là? Va bene, ok. Quella capanna lì non è la stessa più. Dai. Ah. Ok. A posto. Nessun problema. Allora.
Prendiamo qua. Prendiamo sti tizi e li andiamo a buttare in mare. Allora, dove? Ok, questo è uno. Tanto poi qua se ne occuperanno. Aspetta. Mi prendo quello che mi serve. E poi. Ole. Il resto. Ah. Olè! A posto così. Andiamo a parlare con la tizia. Vabbè, grazie. Non. Grazie a lei. Che. Appreciate it. Good luck to you. Beh, buona fortuna. Ok. Io. Vabbè, ok. Abbiamo fatto una buona azione. Abbiamo salvato una donna in pericolo. Diciamo che ci stiamo distinguendo abbastanza bene per le buone azioni. Ebbene, ecco. Cosa pensi di fare? Che c'è il coccodrillo? Vabbè, coccodrillo si occuperà dei corpi di quei due manigoldi. Noi intanto andiamo per di qua e andiamo al, come si chiama? Andiamo alla posta, che dobbiamo levarci sta taglia perché potrebbe diventare un problema, quindi piuttosto che tenercela alla fine 20 dollari, 20 dollari, insomma, poco e niente, ecco, ci siamo. Io tutto questo altro per levare, questo credo di una puntata precedente, per levare un cartello di quelli di ricercato per aiutare quei due tizi lì, però ci fai fare sta cosa, onestamente potevamo sem poteva semplicemente chiederci da mangiare, noi gli diamo qualcosa, insomma, tanti saluti, ecco. Qua siamo a Saint-Denis. Dove su di nostra testa c'è la taglia di 20 dollari. Dobbiamo stare molto tranquilli. Arrivare tranquilli con calma alle poste, senza far danni, senza far niente, pagare quello che dobbiamo pagare. Dopodiché pensiamo al resto. Voglio stare tranquilli. Certo, è particolare vedere in questo gioco l'inizio dell'industrializzazione. Tratto è reso anche molto bene, devo dire. È reso parecchio bene. Parecchio bene, devo dire. Mi dispiace tanto, io non volevo neanche ammazzarlo inizialmente, ero tranquillo. Dopodiché è arrivato chi è arrivato, cioè, dopo che quello cominciò a incazzarsi, cominciò a spararmi, a quel punto ho semplicemente risposto al fuoco. Tutto qua. E poi ricercato sono io. Vabbè. Sono ricercato solamente perché ho avuto più mira di lui. Scusa, con la calma. Lo so, potrei andare più veloce, ma se vado troppo veloce qua in città rischio di investire qualcuno. Se investo qualcuno l'ammazzo. La.
La polizia mi dà la caccia e diventa un casino. No, niente, non sto cercando di fare niente, voglio soltanto... Fuscolo. Calma, vabbè, fai minchia che... Sotture di palle che siete, amoni. Avanti. Ok. Allora. Le poste sono qui. Allora. How do you do? No, niente fatto, devo solo pagare la taglia, tutto qua. Tanto solo. Allora, paga la taglia. How can one crook raise so much hell? Hello? Paga. Can I help? Paga tutto. Paga tutto. Oh. Ok. Oh, bene. Pagata la taglia. Ora possiamo dedicarci ad altro. Quell'altro è, penso, Dutch van der Linde, che è qua. E andiamo alla Dutch. Avanti, Dutch. 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 Dove stai, Dutch? Porca miseria, Dutch. Dutch. Eccolo qua. E noi siamo qui, quindi. Vabbè. Days in this place you turned into some clock watching city boy. What's the urgency? We need to leave forever. We've been doing well, making money, but for us all to live together, we need enough for a boat. Now I found a friendly ship captain. He's willing to take us to Australia or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear. Be reborn. Well, where the hell is Tahiti? Pacific. An untouched paradise. Who lives there? E chi c'è? Tahitians, I guess. How are we gonna get enough money for the passage of a whole boat, a captain's discretion, and land enough to keep us all? In there. So we are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. I reckon we got a few days before the Pinkerton show, and then we're done. Now we need money. Bronte said this place has got come on. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Behave as I tell you, and none of you will die. Annoy me, and you all will. Now remember, we just want money. Don't make us kill you. Mr. M, leave these fine folks of their valuables. Mr. S, check that room back there. I got this one. Die. That's your choice, not mine. Finally, open that gate and let my acquaintance inside. Calmi. E che devo fare? Fine cliente. Of course. Vabbè. You need to give me all your money now. Of course, just take it. Ok. Va bene. Ok, va bene. Hey, leave me be!
qualcosa. Aprire il cassaforte. Dov'è? Cassiere. Svolta. E ora arriva la polizia. There should be stacks of cash in there. He told us there was. Look again. There's no stacks. A few dollars in coins. That's it. We got a problem. There's a ton of cops out there. We got you surrounded. That greasy son of a bitch. He set us up. Think you seem like a good time for sarcasm to you, Arthur. You gonna do, gentlemen? Something. We try. We try. Follow me, gentlemen. Sorca, ci mancava solo. Giusto per fare un po' di casino, eh. Ah. Ok. Proprio dobbiamo farci. Io avevo appena pagato la taglia per dire vabbè, questo per fare cose tranquille, ma. Porca. Penso siamo. Madonna. Ci siamo? Vabbè. Ma posso prendere. No! Vabbè. Ma scusa, posso. C'ho qualcosa che. Dai. Tra l'altro la matica. Ok. Porca miseria. Via qua. Segui Lenny, dov'è Lenny? Andiamo per favore, porca di quella. Fischia. Ah.
E come posso cominciare con Dog? Porca... Ma andiamo! Centrato in faccia. Mamma. Io direi che a Rozzo non ci potremo vedere venire mai più, tipo. Carro, vai, vai. Minchia. Porca, si sì, sono scontrato tra di loro pure, vabbè. Porca. Ok. Il delirio abbiamo fatto, il delirio. La polizia che investe gente, però. Che delirio! E andiamo al ponte. Ma non c'ho un'altra pistola, no. Abbiamo fatto. Porca miseria. Che casino. Che maledetto casino. Porca miseria, che maledetto casino. Next time, let's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know. Well, we made it. Coffee. Thanks to you. Don't mention it. Yeah, you're a good kid. And we got fatto. $15. Oh, and a quarter. Don't get the quarter. Set us up. Played me like a yokel. Put the law on us? What did we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. He don't want the likes of you. So,
What are we doing next, Dutch? Here they are, now we need money. One more decent take and we're gone. The bank is our bet. Hosea agrees. Even after that? Especially after that. I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on, I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish it could have turned out better. Eh beh. Can't win them all. Si può avere tutto. E mo noi dove siamo? Poi di fatto siamo tutti lerci, sporchi. Ah va, Silvio. Voglio fermarmi un attimo e fargli fare una lavata, perché siamo tutti lerci, sporchi, tutto. Oh. Una lavata, dai così. Ok. Boh, diciamo che ci siamo lavati, un po' ci siamo. Vabbè, ok. Signori! Io direi che per qua possiamo salutarci, ecco. Guarda. Le cose vanno sempre peggio, cioè abbiamo provato sta cosa al tram e non ci è andata bene. Studio, studiamo la tartaruga. Aspetta. Ok. 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 Vabbè. Signori, veramente, a sto punto direi che è meglio salutarci qui, darci appuntamento alla prossima puntata con il mio cavallo e un diesel. Ovvero questa serie su Red Dead Redemption 2. Come dicevo poco fa, le cose stanno andando sempre peggio. Dutch lo è fatto fregare da Bronte. E insomma, è un casino, è un maledetto casino. Adesso siamo ricercati a Saint-Denis. Ci vorrebbe una posta, delle poste dove un ufficio postale dove pagare la taglia. E direi che la cosa probabilmente farò. Quindi, detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi. Alla prossima.